faccio impresa, stiamo lavorando, stiamo dando posti di lavoro, siamo avanti con la tecnologia, facciamo robotica, facciamo automazioni, ma noi lasceremo quello che ci hanno lasciato i nostri, quelli che sono venuti prima di noi, che ci hanno lasciato qua delle cose favolose. Questo progetto sicuramente presentato da un'amica Sartirani mi ha veramente entusiasmato, anche perché ha fatto vedere dei posti, specialmente uno che mi sta molto a cuore, che è la chiesa di Santa Giulia di Bonatesotto, dove c'è il mio paese nativo, e quindi quando ero piccolo mi portavano a parlare di Teodolinda. E abbinare la cultura, anche artisti e non artisti, è un grande progetto, e penso che il valore sia anche un percorso per quello che noi dovremo affrontare come territorio per la cultura nel 2023.